Apollo si affermò come una delle divinità più importanti dell'Olimpo, dopo aver ucciso il temibile serpente Pitone. Il dio sfilava con il suo arco e le sue frecce, pieno di orgoglio. Quest'arma, infatti, è uno dei suoi simboli. Il dio arciere trovò Eros, il dio dell'amore, che si allenava nella mira. Nonostante la sua figura infantile, aveva un portamento elegante e nobile con il suo arco. Sentendosi geloso del giovane dio, che maneggiava l'arco con tanta maestria, Apollo decise di deridere il talento di Eros. «Ehi, ragazzo! Che cosa pensi di fare maneggiando quel nobile strumento con tanta noncuranza? Non lo sai perché il mondo intero si riferisce all'arco come all'arma di Apollo? Con esso ho sconfitto il più terribile dei mostri!» Eros non cedette alle provocazioni. Voltò le spalle ad Apollo e cominciò ad andarsene. Ma il dio del sole continuò a sbeffeggiarlo. «Sì, bravo, vattene via! Con la tua pessima mira non riuscirai mai a realizzare un'impresa come la mia!» L'offesa di Apollo superò la pazienza del dio dell'amore. Aspettò che Apollo si voltasse e prese rapidamente una delle sue frecce d'oro. E quindi scoccò un colpo, colpendo il cuore del dio Apollo, che cadde in ginocchio. Eros non aveva mai sconfitto un grande mostro, ma aveva appena messo in ginocchio uno degli dei più potenti. La sua freccia non aveva ferito fisicamente il dio, ma ora Apollo era sotto la piena influenza dell'amore. Dopo essersi ripreso, il dio solare incontrò una bella ninfa. Il suo nome era Dafne, figlia di Peneo, un dio dei fiumi. Apollo si innamorò immediatamente della giovane donna. Ma Eros non aveva ancora finito di insegnare la sua lezione al dio. Scagliò una freccia di piombo e colpì il cuore di Dafne, facendole provare repulsione per Apollo. Il dio della luce cercò di avvicinarsi alla ninfa, ma lei si allontanò immediatamente. «Perché scappi da me? Non vedi che io sono il dio Apollo, il dio della bellezza, della musica e della profezia?» disse Apollo pieno di orgoglio. «La tua figura mi disgusta. Non avvicinarti a me! Preferisco concedermi a un satiro disgustoso!» Tuttavia, Apollo non poteva resistere ai poteri della passione e cercò di avvicinarsi alla ninfa. Lei tentò di scappare, ma Apollo la inseguì. Quando il dio stava per raggiungerla, la ninfa corse nell'acqua del fiume di suo padre e disse: «Padre, ti prego, ti supplico, sono stanca di scappare. Porta via la mia bellezza, perché sta diventando una vera maledizione!» Peneo, il dio del fiume, aiutò sua figlia. Nel momento in cui Apollo la raggiunse, Dafne cominciò a trasformarsi in un albero. Dafne si era ormai trasformata e il desolato Apollo stava baciando e abbracciando un albero. E mentre cercava di afferrare i capelli della ninfa, nelle sue mani rimasero solo foglie d'alloro. Dafne si era ormai trasformata in un albero di alloro. Rassegnato, Apollo disse: «Mi è stata negata la possibilità di amarti, ma da oggi in poi tu sarai la mia pianta sacra. Con le tue foglie farò una corona d'alloro che indosserò e concederò solo a coloro che trionfano». E da quel giorno, la corona d'alloro divenne un simbolo di gloria. Apollo si sarebbe pentito profondamente di aver offeso il dio dell'amore. Infatti, dopo quel giorno, Apollo non fu più fortunato in amore.